perché voto Cooperlo? Sicuramente la sfida tra Cooperlo e Renzi è un po' diversa da come la presentano i giornali e i mezzi di comunicazione. Non è una sfida fra la sinistra e la destra, non penso che Renzi sia di destra, è un modo per semplificare che non ha molto senso. Sicuramente non è una sfida fra vecchi e nuovi. Io che ho 27 anni sto con Cooperlo, molti protagonisti del partito di questi ultimi 20 anni stanno con Renzi, molti nomi anche grossi, da Veltroni a Fassino a Bassolino in giù. Il problema credo che sia questo, non è neanche una sfida fra chi vuole vincere ed è disposto a sacrificare qualcosa perché è concreto, cioè Renzi, e chi invece è disposto a perdere pur di seguire le proprie idee come Cooperlo. È una cosa un pochino diversa, è chiaro che tutti vogliamo vincere, quello che vogliamo sapere è vincere per cosa. A me vincere per prendere per il culo i miei amici che votano Berlusconi non interessa granché. Beh, interessa che si facciano determinate cose. L'obiettivo del nostro partito è quello di garantire sicurezza, libertà e dignità a tutti. Siamo qui per questo. Il problema è che per farlo, in un paese come questo, che è pieno di furbi e che è pieno di diseguaglianze, bisogna fare conflitto, bisogna avere il coraggio di schierarsi e mettersi contro qualcuno e contro qualcosa. E non è un'operazione indolore, non è un'operazione che porta consensi sicuri, ma non è neanche detto che ti porti a perdere, dipende con quanto coraggio si affrontano le cose. Io penso che se meglio un candidato come Cooperlo, che dopo 20 anni finalmente prova a schierarsi in modo preciso da una parte, piuttosto che Renzi, che sta sostanzialmente replicando la cultura politica della vecchia Prima Repubblica, che consisteva nell'accontentare tutti. L'abbiamo visto da Leopolda, la scena in cui compaiono dal precario al grande finanziere di Londra. Tutti non li puoi accontentare. Se vuoi garantire qualcosa al ceto medio, ai lavoratori, dipendenti o autonomi che siano, dovrai scontentare qualcuno. Questo qualcuno sono i più furbi e i più forti. Questa è la vera differenza, scegliere fra scontentare qualcuno ma realizzare finalmente i nostri obiettivi e accontentare tutti e rimanere nella solita melassa consociativa che è quella che ha caratterizzato il nostro paese per anni, solo che fino adesso, ai tempi della Prima Repubblica, si poteva fare perché c'erano i soldi, adesso i soldi non ci sono più. Quindi la scelta è fra essere fino in fondo un partito politico e quindi andare al di là della vittoria elettorale, oppure accontentarsi dell'immagine e accontentarsi di un'operazione mediatica, tutto qua. Questa è la vera differenza.